Abbiamo approvato ieri in Consiglio regionale la legge di cui sono promotore, primo firmatario ed anche relatore in aula per la promozione del libro e della lettura. Noi siamo un paese che legge troppo poco e anche la Regione Marche sono in media rispetto al dato nazionale. E vorrei ricordare questo dato, che fra i ragazzi fra i 6 e i 14 anni leggono al 75% se hanno genitori che sono lettori. Questo dato del 75% cala al 34% se i genitori non sono lettori. Ma l'Italia, tra l'altro, è uno dei paesi, dicevo, dove la popolazione legge meno, la percentuale in Italia è del 60%. E poi la lettura riteniamo che sia fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico e oggi e anche per creare un'autonomia di giudizio. Oggi questo è quanto mai importante, avere le informazioni, sapere, conoscere, soprattutto per evitare anche le fake news che girano intorno soprattutto alla rete. La legge sostanzialmente promuove il libro, promuove la lettura, promuove gli eventi, promuove le iniziative a frequentare le biblioteche, le librerie, ma promuove anche iniziative che riguardano la lettura dei giovani fin dai primi mesi di vita, nelle scuole, e anche nei luoghi di aggregazione sociale, dove ci sono anche a volte rischi di analfabetismo, nei centri sociali, nelle strutture sanitarie, negli istituti penitenziari. Sono previsti i patti per la lettura da fare con le scuole e con gli enti locali, ed è previsto anche un premio regionale per la migliore attività di promozione della lettura. Ovviamente in questa legge è previsto anche, insieme a tante altre iniziative, il sostegno alle biblioteche, alle librerie indipendenti, alla piccola editoria, proprio per dare forza anche all'editoria marchigiana. Siamo tra le primissime regioni d'Italia, siamo la seconda regione d'Italia che approva una legge del genere, una legge strutturata che ha dei finanziamenti che partono dal 2021, ma la legge è già operativa perché è stata approvata ieri. Credo che sia una bella occasione, una bella opportunità per far crescere la cultura in questa nostra regione, come intesa come cultura, come valore per l'evoluzione complessiva della nostra comunità.